Capitolo 4. Sette piccoli marinai tagliavano la legna una mattina. Uno finì a fetine e sei ne restar. Rogers è un maggiordomo di prim'ordine, bisogna dirlo. E sua moglie era proprio un'ottima cuoca. Peccato che ci abbia potuto preparare solo una cena. Signore e signori, torniamo alla nostra faccenda. Chiederò al signor Narracott di continuare la sua indagine. Ma è stato l'ultimo a vedere il generale vivo. L'ultimo che ammetta di averlo visto vivo, signor Narracott? Dov'era durante la mezz'ora in questione? Per lo più in cucina, signore, a preparare la cena. Ho anche lavato i piatti, spazzato la terrazza, dove ho visto la signorina Brent che lavorava a maglia, pulito in silenzio la sala da gioco per non disturbare il dottore e il giudice, rifatto i letti e tagliato un altro po' di legna. Grazie, signor Rogers. Qual è la causa della morte, dottore? È stato colpito alla nuca con un oggetto contundente. La morte del generale può essere stata un incidente. Presentava più ferite, a meno di pensare che abbia ripetutamente sbattuto la testa contro un masso. Credo che possiamo tranquillamente scartare l'ipotesi di incidente o suicidio. Cosa che conferma quello che tutti noi ormai sospettiamo. Anche negli altri due casi si è trattato senza dubbio di un assassinio. Concordo. Ora del decesso? Solo pochi minuti prima del ritrovamento, non più di mezz'ora al massimo. Ha un alibi per quell'intervallo di tempo. Cielo! Il giudice e io stavamo giocando a biliardo. Mi perdoni, dottore, ma lei è salito in camera, si ricorda? Oh, certo, certo. Per un minuto o due soltanto. È tutto per il momento, dottor Armstrong. Dov'era durante la mezz'ora in questione? Sulla roccia del relitto, dove abbiamo parlato. Tutto il tempo? Sì, finché non si è alzato il vento. Ho pensato che fosse meglio tornare prima che scoppiasse la tempesta. Vedeva la spiaggia da dov'era? Sono stata quasi tutto il tempo dal lato opposto, ma un paio di volte mi sono spostata verso la spiaggia. L'ho vista parlare con il generale da là. Sì, sembrava che sapesse che stava per morire. Forse perché lei stava per lanciargli una pietra in testa? Era vivo quando l'ho lasciato. Ha visto qualcun altro sulla spiaggia? Sì, ho visto Philip, il signor Lombard e il signor Blore che risalivano il sentiero dalla spiaggia, ma è stato un po' prima. Ha altro da aggiungere, vero? No, nient'altro, temo. La ringrazio per il suo tempo, signorina Claythorn. Dov'era durante la mezz'ora in questione? Ammetto che Lombard e io ci siamo divisi a un certo punto. Ho camminato un po' per cercare di raccogliere le idee. Come ha scoperto il corpo? Avevo visto il generale sulla spiaggia mentre esploravamo l'isola. Sembrava piuttosto smarrito. Ho visto avvicinarsi la tempesta e, dato che era quasi ora di cena, ho pensato di andare a chiamarlo. Ha visto qualcun altro sulla spiaggia? No, nessuno. Ha visto qualche possibile arma? Solide rocce del Devon ovunque. Non ho visto sangue, ma l'assassino avrebbe potuto benissimo gettare la pietra in mare. Uno decise di non ritornar e sette ne restar. La ringrazio, signorina Claythorn, per aver richiamato nuovamente la nostra attenzione sulla filastrocca. È senza dubbio molto importante. Abbiamo un morto soffocato, un altro in letargo. Ora un terzo desidera non ritornare più indietro. E il suo desiderio viene esaurito nel modo più definitivo. Grazie, Blore. Dov'era durante la mezz'ora in questione? Dopo aver terminato la partita con il dottore, ho dato un'occhiata alla biblioteca. Mi ha sorpreso trovarvi uno dei miei libri. Mi domando a quale dei precedenti abitanti dell'isola sia appartenuto. Perché non a Owen? Mio caro signor Blore, per me la faccenda è ormai chiara da tempo e dopo le vostre ricerche dovete convenirmi anche voi. Il signor Owen è su quest'isola. Lui o lei è uno di noi. Oh no, oh no, no, no!
Signorina, non è il momento di rifiutarsi di guardare in faccia la realtà. Siamo tutti in grave pericolo. Uno di noi è il signor sconosciuto. E questo signore non ha in serbo nulla di buono per noi. Io sono un noto professionista. Il solo pensiero che io possa essere sospettato di omicidio è assurdo. Sono anch'io una persona ben nota. Questo mio caro dottore non prova assolutamente nulla. Si è già visto il caso di dottori che hanno perso la ragione, o di giudici, oppure di poliziotti. Secondo lei cosa dobbiamo fare, giudice? Stare in guardia, soprattutto di notte. Io suggerisco di pregare. Non ho nulla contro la preghiera, signorina Brent, ma se fossi in lei, chiuderei anche la porta a chiave. Ha altro da aggiungere? Sì. Mi è stato chiesto perché ho fiducia in lei, signor Narracott, un intruso, e nelle sue indagini informali. È molto semplice. Sono convinto che il signor Owen non aveva previsto che lei rimanesse sull'isola con noi. A meno che Owen non sia Bloor. Chiuda il becco, dottore. Qualcuno ha cercato di ucciderla. Così dice lui. In questo momento non c'è nessuno in cui riponga maggior fiducia per uscire da questo pasticcio. Davvero un bel discorso, giudice. Sono sicuro che mi perdonerà per quello che sto per dire, ma se lei è Owen, preferirà di certo che si occupi del caso uno sconclusionato dilettante, piuttosto che un professionista come Bloor. Mi stupirebbe se noi tutti rispondessimo alle domande di Bloor con lo stesso candore. Giustissimo. Ho un piano per lasciare l'isola. Può aiutarmi a realizzare un paracadute? Non sono più forte come una volta, temo. Forse qualcuno degli altri potrà aiutarla. Mille grazie, giudice. Dov'era durante la mezz'ora in questione? Sulla terrazza, davanti alla casa. Lavoravo a maglia. Sono andata lì subito dopo colazione. Mi ha parlato lì. L'abbiamo vista anche noi dopo aver esplorato la casa. Grazie, signor Lombard. Ma mi sento in dovere di aggiungere che ci sono stati lunghi momenti durante la mattina in cui sono stata sola. Chi altro ha visto? Praticamente tutti, direi, nel corso della giornata. Ho visto il generale camminare lungo il sentiero verso la roccia del relitto. Un minuto o due più tardi, ho visto la signorina Clayton dirigersi nella stessa direzione. Lui è andato in spiaggia, io sono salita sulla scogliera. Per un po' anche Rogers è stato sulla terrazza per spazzare via alcuni detriti lasciati dalla tempesta di ieri notte. Proprio un tipo ordinato quel Rogers. Non so se sia importante, ma ho sentito qualcuno al piano di sopra, vicino al telescopio. Ma non so chi fosse. Come procede il paracadute? È pronto, signor Narracott. Non le ruberò altro tempo, signorina Brent. Dov'era durante la mezz'ora in questione? Quando Bloor si allontanò, tornai nel villaggio di pescatori abbandonato. Mi sembrava il posto più probabile in cui Owen avrebbe potuto nascondersi. Quando il tempo cominciò a peggiorare, tornai di corsa in casa. Ha trovato tracce di Owen o di chiunque altro che non fosse uno di noi sull'isola? No, magari. Ha altro da aggiungere? Al momento no. Crede che dovrei usare il paracadute per cercare di raggiungere la terraferma? Sì, credo che mi sentirei molto più al sicuro se lei se ne andasse. Mi aiuterebbe a realizzarlo. Gliel'ho messo su un piatto d'argento, Narracott. Sono sicuro che qualcuno degli altri l'aiuterà con queste vili incombenze. Se vuole, al massimo posso pilotarlo per lei. Quello preferisco farlo da me. Come vuole. È tutto, signor Lombard. Se posso ricapitolare, siamo intrappolati su quest'isola almeno fino a lunedì mattina. Uno di noi è senza dubbio un maniaco assassino. Nessuno di noi ha un alibi preciso per il momento in cui il generale è stato assassinato. Ho dimenticato nulla? Sì, la tempesta è ricominciata. Approfitterò di questo momento tranquillo per esplorare la casa.
I disegni del Signore sono imperscrutabili e le nostre menti non possono sperare di capirli. Può darsi, signorina Brent, ma voglio provare comunque. Chi crede che sia l'assassino? Molto bene, la seconderò. Il signor Blore mi sembra il più sospetto. Perché? Ha già confessato di aver indagato su tutti noi per via di questo presunto incarico affidatogli dal signor Owen. Le persone che celano segreti, soprattutto segreti legati a possibili omicidi, non sono inclini a rivelare ad altri la loro complicità. Ci vorrebbe una persona come il signor Blore per scoprire la verità. Ha idea di chi possa essere la prossima vittima del signor Owen? Mi perdoni, ma non credo che prenda lei molto sul serio. Quindi la minaccia più grande viene dal giudice. Sì, se io fossi l'assassino, punterei al giudice come prossima vittima. È tutto, signorina Brent. Forse questo calmerà gli appetiti di quel goloso del dottore. Dottor Armstrong. Cosa? Cosa? Devo dire che questa sua abitudine di fare irruzione nella stanza di un estraneo mentre sta... prendendo qualcosa per tirarsi un po' su? Non ci trovo niente di divertente, proprio niente. Dottor Armstrong, se può farla sentire meglio, non credo che nessuna persona vivente su quest'isola creda veramente che lei sia astemio. Non so perché, ma non mi fa affatto sentire meglio. Va in collera troppo facilmente. E poi guarda il vassoio dei liquori come se fosse la manna dal cielo. Appena può sgattaiola nella sua stanza per rinfrescarsi un po'. Va bene, Narakot, ha reso l'idea. Che cosa vuole? Chi crede che sia l'assassino? La signorina Brent. Lavora a maglia continuamente, come Madame Defarge in una storia fra due città di Dickens. Madame Defarge ricamava a maglia i nomi di coloro che erano destinati alla ghigliottina. Vendetta, signore. L'analogia mi pare calzante. E inoltre non mi piacciono i puritani. Ha qualche prova? Le prove, amico, le lascio alla polizia. A me basta l'intuito da medico. Il mio intuito mi dice che una persona moralista e repressa può facilmente trasformarsi in un'assassina. Come ha definito la morte della signora Rogers? Il castigo divino. Una donna simile non ci metterebbe molto a calarsi nella parte della giustiziera divina. Ha idea di chi possa essere la prossima vittima del signor Owen? No, ma le assicuro che farò in modo di non essere io. Allora farebbe meglio a chiudere la porta a chiave, dottore. Io sono entrato senza problemi. È sicuro che non può dirmi nulla riguardo a quei pettegolezzi sul caso Seaton? Altro che pettegolezzi. L'ho saputo direttamente da Sir John Matthews, patrocinante per la corona, che sedeva in aula come osservatore. Nessun dubbio sul verdetto. La soluzione era certa fino alla ricapitolazione di Wargrave. Che cosa non quadrava, secondo Matthews? Sir John sosteneva che Wargrave era completamente vittima del proprio ego e che non era più in grado di controllarlo. Rivoltò il caso ai danni di Seaton per il solo gusto di dimostrare che aveva il potere di farlo. È un'accusa grave. Ci fu un altro incidente simile proprio l'anno scorso. Messo subito a tacere, naturalmente, ma molti sostenevano che il giudice si era ritirato al momento più opportuno. Tuttavia, mi sento in dovere di aggiungere che il giudice ha tuttora una mente lucidissima. Non ho alcun problema ad affermare che dormo sonni molto più tranquilli, sapendo che ha deciso di preoccuparsi lui stesso di trovare una soluzione a questo imbroglio. È tutto per il momento, dottor Armstrong.
funziona. Perfetto. Venga, venga, signor Narracott. Non sia timido. Sono io. È in comunione con il morto, giudice? In un certo senso. La legge è molto simile alla negromanzia. Noi rovistiamo fra le carte. I morti ci rivelano i loro segreti. E cosa le ha rivelato il generale Mackenzie? Vede la foto della sua cara moglie? Leslie, credo che abbia detto che si chiamasse. Il vetro è rotto. Forse è stato lo stesso oggetto contundente che ha ucciso il generale. Ma perché? Se lo sapessimo sarebbe un grande passo avanti nelle nostre indagini, non crede? Se dovessi azzardare un'ipotesi, direi che c'è di mezzo una storia d'amore. È uno dei motori fondamentali, sa? Avidità, vendetta e amore. E molto probabilmente l'amore è stato anche la causa della morte delle altre due vittime. Chi crede che sia l'assassino? Lombard è un uomo abituato a uccidere. Lo ammette senza problemi. Potrebbe essere un classico bluff. Si dichiara colpevole per far credere a tutti di essere innocente. È abituato a risolvere personalmente le proprie faccende. Se avesse improvvisamente deciso, per qualsiasi motivo, che 10 persone devono morire, dubito che starebbe seduto ad aspettare che morissero per cause naturali. Hai idea di chi possa essere la prossima vittima del signor Owen? Se fossi in lei, signor Narracott, mi guarderei le spalle. Bloro è uno spaccone. Io non sono più nel fiore degli anni. Armstrong è facilmente manipolabile. La signorina Brent ha la sua Bibbia per tutti i suoi dubbi. La signorina Claythorne è come una cerbiata impaurita, sorpresa dai cacciatori. Ed è per questo, suppongo, che lei e il signor Lombard la trovate tanto attraente. Non le sfugge niente, vero? Non mi sfugge nulla. E per quanto possa sembrare presuntuoso, non posso fare a meno di pensare che il signor Owen lo sappia e che abbia inscenato tutto questo mistero per me. Non saprei dire perché, ma non aveva previsto lei, mio giovane amico. Spero che insieme possiamo ancora riuscire ad incastrarlo. Apprezzo la sua sincerità, giudice. Sono contrario al fumo, tuttavia chi sono io per giudicare un giudice? È sicuro che non può spiegarmi cosa intendeva riguardo alle attività politiche di Marston. La famiglia di Marston era furiosa con lui perché il giovane si era lasciato coinvolgere da un gruppo di Londra entusiasta delle politiche espansionistiche di Hitler. È sempre triste quando un giovane rampollo di una famiglia bene prende una cattiva strada. Mille grazie, giudice. Caramelle e gelati, il prossimo spettacolo comincerà fra poco. Signor Narracott. Ma non dobbiamo volergliene se si intrufola in questo modo nel buio, vera cara. Dopotutto è nella sua natura. Stava cercando noi? Lei, certamente. E lei chi crede che sia l'assassino? Wargrave. Nel disco la voce ci ha chiamati imputati alla sbarra. Tutta la storia puzza di giustizia criminale distorta. A quanto mi dice Vera, ha mandato Seaton alla forca per puro capriccio. Io scommetto su Wargrave, non ho alcun dubbio. Hai idea di chi possa essere la prossima vittima del signor Owen? Beh, se fosse una persona egoista e senza scrupoli, e a pensarci bene lo sono, sceglierei lei.
Lei non mi piace per niente, Narrakot. Philip! Questo damerino muore dalla voglia di metterti le mani addosso, Vera. Apri gli occhi. Non ti merita. Grazie, Lombard. Chi crede che sia l'assassino? Rispondere a una simile domanda mi metterebbe in imbarazzo. La prego, faccia uno sforzo. La nostra vita potrebbe dipendere da questo. Mi sorprende che attribuisca una simile importanza alla mia opinione. Ma se dovessi azzardare un'ipotesi, penserei sicuramente al dottor Armstrong. Perché? Beh, chi altri ha la possibilità di coprire altrettanto bene le proprie tracce? Personalmente, io non posso controbattere quando dice che è stato usato del cianuro di potassio. E due delle tre vittime sono state avvelenate. Tutto porta a credere che sia stato un medico. Oppure una donna. Ah, sì? Hai idea di chi possa essere la prossima vittima del signor Owen? Beh, se fossi il signor Owen, ucciderei Philip. Ah, grazie mille. È certamente il più abile a tirarsi fuori dalle situazioni difficili. Non è dunque lui la persona più pericolosa per il signor Owen? Buona serata a lei, signorina Claytorn. Stia attenta. Non riesco ad aprire, è chiuso a chiave. Film è stato riavvolto. Sembrava una specie di film amatoriale. Alcune cose una volta fatte non possono essere disfatte. Ci sono una bobina cinematografica e una nota manoscritta qui dentro. Esaminiamo questo oggetto più attentamente. Ci sono un biglietto e una bobina cinematografica qui dentro. Vale la pena guardare più da vicino. Un film di Gabriel Steele? No, grazie, questo genere di sciocchezze non fa per me. Signor Narrakot, mi ha spaventato. Mi scusi, Rogers. Rogers, cosa sta facendo? Ho già chiuso a chiave la porta che collega la cucina e la sala da pranzo. Almeno per questa notte niente scherzi con le statuine dei marinai. Chi crede che sia l'assassino? La signorina Claythorn, è ovvio. Perché? Ha richiamato la nostra attenzione sulla filastrocca. Non sembra colpevole del suo crimine. Secondo me è tutta una messa in scena. E lei è colpevole del suo crimine? Non stiamo parlando di me, signore. E lei è certo la meno sospetta fra dottori ubriachi, giudici astuti, bigotte fanatiche, cacciatori codardi. E lei, chiunque sia, che ficca il naso ovunque. Di solito l'ultimo a essere sospettato è il maggiordomo. Non da dove vengo io, signore. Hai idea di chi possa essere la prossima vittima del signor Owen? La signorina Claythorn? Ma ha appena detto che è lei il signor Owen. Ho detto così? Allora la signorina Brent. Perché?
Quella donna ha qualcosa di terribile. Sotto quegli abiti dimessi si celano nervi d'acciaio, glielo dico io. Owen farebbe bene a metterla fuori combattimento prima che gli ficchi in corpo i suoi ferri da maglia. Apprezzo la sua sincerità, signor Rogers. Come vanno le indagini, Blor? Sicuramente meglio delle sue. Chi crede che sia l'assassino? Rogers, naturalmente. Secondo la mia esperienza è quasi sempre un domestico e lui è l'unico ancora vivo qui. Il suo passato è trasparente come acqua di fonte. Forse poteva avere un motivo per uccidere sua moglie, ma perché gli altri? Il giudice pensa che sia un maniaco. Mi sembra una ragione sufficiente. Persino i maniaci devono avere dei motivi che abbiano un senso, almeno per loro. Può darsi. Non essendo un maniaco, non saprei. Hai idea di chi possa essere la prossima vittima del signor Owen? Io. Rappresento la minaccia più seria per lui. Un investigatore professionista? È già fortunato ad averla fatta franca tutto questo tempo. Ormai gli sono addosso. E lui lo sa. Grazie, Blor. Ormai dovrebbero dormire tutti. Se qualcuno è ancora sveglio, di certo non ha in mente niente di buono. Presenti esclusi. Dorme come un ghiro, non lo sveglierebbero neanche le cannonate. È chiuso a chiave. Philip, non puoi entrare. Le mie intenzioni sono assolutamente oneste. Sono qui per proteggerti. Io non gli crederei. Patrick, anche lei è qui per proteggermi? Se necessario. Oh, è molto carino da parte sua, se è vero. I suoi interessi sono la sola cosa che mi sta a cuore. Anche a me. Signori miei, apprezzo le vostre premure, ma non mi accadrà nulla. Ho intenzione di sistemare dei mobili contro tutte le porte. Credo che abbiamo tutti bisogno di dormire, se volete scusarmi. Permetta un consiglio, Narracott. Lei forse riuscirà a prendere l'assassino, ma io avrò la ragazza. E se fosse lei l'assassina? Tanto meglio. Ciò renderà le serate a casa molto eccitanti, non crede? Credo che sia il momento di dormire un po'. Riesco a malapena a tenere gli occhi aperti. Siamo tutti un po' in ritardo stamattina. Ho dormito troppo. Segno che ha la coscienza pulita, dottore? O semplicemente qualche bicchierino di troppo? Questa se la poteva risparmiare, giudice. Se la poteva proprio risparmiare. Non sento odore di caffè. La stufa in cucina è fredda. Dov'è la colazione? È quello che ci stavamo domandando anche noi. La signorina Brent non è nella sua stanza. Avete notato che la sala da pranzo è chiusa a chiave? L'ha chiusa Rogers.
per evitare che altre statuine dei marinai andassero rotte. Se volete, il mio parere ha messo il carro davanti ai buoi. Anche la porta esterna della cucina è chiusa a chiave. Oh, forse sta tagliando la legna per la stufa? Confesso che non mi piace. Non si trovano né Rogers né la signorina Brent. Signor Narracott, che ne direbbe di dare un'occhiata fuori? Certo. Non le dispiace se vengo con lei, vero? Buongiorno, signor Narracott. Temo che il mare sia più agitato che mai. Dubito che verrà qualche barca dalla terraferma questa mattina. È andata in giro da sola per l'isola, signorina Brent. Si rende conto che ha commesso una grossa imprudenza? Non corro alcun pericolo quando sono da sola, signor Blore. Ah, non capisce niente. Vengo con lei, Narracott. Andiamo a cercare Rogers. Rogers! Oh, santo cielo! Ho diventato più alto di un buon metro. Tagliato in due. Morto? Naturalmente. Sì, non c'è bisogno del dottor Armstrong per capirlo. O per scoprire le cause della morte. L'ascia è stata ben ripulita. Un tipo ordinato. Rogers avrebbe senz'altro approvato. La chiave della sala da pranzo, suppongo. L'aveva in mano. Ora Rogers è nella sua stanza. Guardate!